Tredicesima edizione del Rally d'Abruzzo ed è subito suspense e colpi di scena. E si è continuato in gara, con Dario Cerrato subito fuori e Longhi autore di un capotamento causa la rottura di un braccetto della sospensione posteriore. Alla fine la vittoria è di Gibo Pianezzola, che così torna in corsa per il titolo tricolore. Il suo vantaggio al momento è di solo 0,75 punti, ma è quanto basta al bassanese per tornare a sperare di contendersi il campionato con il compagno di squadra Longhi e Dario Cerrato. Qualche residuo speranza c'è anche per Gianfranco Cunico, costretto ad un forfè a Pescara. Assente quindi Cunico, il Rally d'Abruzzo ha trovato ugualmente un più che degno avversario dei lencisti. Finalmente avviene il campionato assoluto Piero Liatti al volante dell'attesissima Subaru Legacy RS Pro Drive, non ha deluso le aspettative. Dal palco partenza, oltre a Cunico, non scendono Stagni, Guagliardo e Marco Gatti, la cui escort è rimasta danneggiata dopo le verifiche per un ritorno di fiamma. Si parte così in 29, per affrontare 6 prove speciali tutte su asfalto, di cui una, quella di Corvara, sdoppiata in ottemperanza alla legge che istituisce il Parco dei Monti della Laga, che porta così il numero dei tratti cronometrati della prima tappa ad 8. Le ostilità le apre Dario Cerrato, che comunque non riesce a staccare di molto i suoi più diretti avversari. Ad un solo secondo infatti Gibo Pianezzola e a 3 Longhi, rallentato da vibrazione ad un cerchio. Liatti è quarto a 7 secondi dal pilota della Martini Racing. Nel gruppo N, miglior tempo di Dallavilla, mentre il locale Fidanza, in coppia con Farina, è già costretto alla resa per la rottura del differenziale della sua Ford Escort. Su
secondo tratto cronometrato, lo scratch è per Piero Longhi, davanti a Cerrato di un secondo, Aliati di due e Pianezzola di tre. Ma è sulla speciale 2 bis che arrivano le sorprese. Il miglior tempo lo fa segnare Piero Liatti con la Subaru. Seguono Cerrato e Longhi a 2 secondi e Pianezzola in ritardo di un ulteriore secondo. Battute iniziali di una gara che regala numerosi colpi di scena. È già sulla prova di Villa Celiera, la terza in programma, che uno dei candidati alla vittoria prende la via di casa. Dario Cerrato sbatte con l'anteriore e rompe il radiatore. La sua gara finisce solo 300 metri più avanti con il motore della sua Delta che ha perso tutto l'olio. Lungo, forte su un dosso, la macchina è andata, c'era molto sporco, la macchina ha toccato un po' lo sporco dietro e niente, è partita dietro prima, poi siamo finiti in un fosso e poi quando è risalita su, purtroppo si è girata anche dall'altra parte e lì ha toccato un po' il muso davanti, peraltro solo danneggiando il radiatore dell'olio che ha perso l'olio e purtroppo non abbiamo potuto continuare la prova, insomma, se no, insomma, danni non ce ne sono tanti, solo che rompendosi il radiatore la macchina è stata obbligata a fermarsi. Anche Liatti non può dire di correre al top. Il pilota dell'ART infatti accusa un'eccessiva ed irregolare usura del pneumatico anteriore sinistro. Questo comunque non impedisce al piemontese della Subaru di aggiudicarsi la prova speciale 5 e 5 bis e di concludere la prima frazione di gara al secondo posto. Fabrizio Tabaton si vede quindi costretto a dare l'ordine ai suoi due piloti di cessare le ostilità. La prima tappa vede così condurre Pierino Longhi con Imerito, con un vantaggio di 24 secondi su Liatti, mentre l'altro grifoncino, Pianezzola, deve accontentarsi del terzo posto, a 44 secondi del suo compagno di squadra, proprio a causa dell'ordine di squadra. Quarto posto nella classifica provvisoria e primo di gruppo N per Giovanni Manfrinato, che ha scavalcato dalla Villa sulla quarta prova, approfittando di guai al cambio dell'escort della Mirabella Racing. Fermo Bentivogli con la guarnizione di testa bruciata. Travaglia è solo settimo, dietro dalla Villa nella classifica generale. Davanti alle due Ford della produzione di serie, un buon Diego Oldrati, navigato da Scalvini, quinto assoluto con una Lancia Delta di gruppo A. Protagonisti come sempre anche i piloti che si contendono il primato nella Formula 2. E Gianni Fiora con la Clio a condurre, ottavo nell'assoluta davanti a Medeghini ed Andreucci, autore di un testa coda già sulla prima prova. Al ridotto plotoncino di 19 superstiti, nella seconda giornata di gara si aggregano i 37 piloti del trofeo Tradizione Terra. Sulla prima delle 9 prove in programma, Gibo Pianezzola si scatena e rifila 6 secondi a Longhi e Liatti.
si replica. Ancora una volta sono i Pianezzola Brothers i più veloci. È così che Gibo si porta a soli 10 secondi dal secondo posto di Liatti, mentre Sergio porta a 5 secondi il suo vantaggio su Grossi sul tratto successivo, quello di Bivio Valbiano. Piero Liatti lamenta problemi di gomme e lascia così altri 5 secondi a Pianezzola, che fa segnare il terzo scratch consecutivo con 4 secondi di vantaggio su Longhi, ma frenato fino a quel momento leader di gruppo N, cappotta, danneggia un braccetto della sospensione anteriore ed è costretto al ritiro. Andreucci invece piega il ponte e continua così ad inseguire il suo compagno di squadra Medeghini. La svolta della gara alla decima prova. Il braccetto posteriore destro del Delta Nero Oro numero 4 si stacca, forse a causa di un bullone allentato, innescando un cappottamento. Piero Longhi e Maurizio Merito riescono a ripartire, ma hanno perso 1 minuto e 03 e sono scesi al terzo posto della classifica finale. A questo punto è il pilota della Subaru a condurre, ma a un solo secondo c'è Pianezzola. Medeghini risale al settimo posto dopo che Fiora ha pagato 30 secondi ad un CO per cambiare gli ammortizzatori. Intanto il dominio incontrastato di Pianezzola continua. Il pilota della Grifone si aggiudica la quinta prova consecutiva e passa a condurre con 13 secondi di vantaggio su Liatti e 1.06 su Longhi, ormai deciso a concludere la gara. La prova numero 13 viene annullata. Rimangono così due sole speciali per decidere questa 13esima edizione del Rally d'Abruzzo. Liatti si impone su entrambe, ma per soli 10 secondi deve accontentarsi della piazza d'onore. Vittoria meritata per Gibo Pianezzola e Loris Roggia su HF della Scuderia Grifone e stessa livrea per la Lancia terza classificata, quella affidata a Piero Longhi e Maurizio Merito. Oldrati conclude al quarto posto davanti a Travaglia, primo di gruppo N. Sono Gibo Pianezzola, navigato da Roggia sulla Delta Lancia HF della Scuderia del Grifone.